Il quartiere di Saione diviene luogo di solidarietà, un ambizioso progetto che l'associazione Quantiche vuole esplicitare attraverso un negozio gratuito e un progetto di sostegno psicologico per adolescenti. Dunque Quantiche è innanzitutto un'associazione di promozione sociale e l'idea di Quantiche nasce da un bisogno, che è un bisogno di Laila Marina. Perché è stata lei che diciamo, ha condiviso con me Riccardo la voglia di costruire un qualcosa che potesse avere un'entità per la comunità. Quindi poi confrontandosi abbiamo deciso di creare i nostri due primi progetti. Il primo sarà lo spazio, cioè un negozio gratuito e è un po' voluta la forzatura di chiamarlo negozio, che in realtà è un'accezione commerciale, però in verità quello che succederà è che ci sarà un allestimento e un ambiente tipico dell'attività commerciale del negozio, ma gli utenti potranno ritirare i beni di loro interesse a titolo totalmente gratuito per un numero massimo mensile. Quindi un negozio dove non si paga la cassa? Esattamente, sì. Ci sarà la distribuzione di un numero massimo di beni nell'arco di un mese e questa cosa qui verrà chiaramente monitorata. E la cosa che mi piace sottolineare è che non abbiamo un'utenza targettizzata, cioè questo servizio è esteso a tutti, perché poi la finalità non è soltanto che chi viene allo spazio possa ritirare dei beni, ma anche che possa lasciare beni di cui non ha più bisogno e questo a nostra avviso è importante perché può consentire l'interazione tra persone che hanno estrazioni diverse, culture diverse e modi di stare al mondo diversi. Il negozio Quantik Spazio deve essere ancora allestito. Il fondo occupato precedentemente da un centro estetico, messo a disposizione dell'associazione, si trova dove una volta c'era lo storico Pino di Saione. Siamo un po' in alto mare, nel senso dobbiamo dare sicuramente una pitturata agli ambienti e poi Allestire in tutto e per tutto lo spazio a, a, a negozio vero e proprio. Montiamo di aprire appunto il nostro spazio all'inizio di dicembre, intanto volevo passare l'informazione che in questo periodo di attesa rispetto alla nostra inaugurazione sarà possibile coordinare un appuntamento per poter, per, per poter prendere un appuntamento e saremo noi stessi a venire da voi a prendere i beni che eventualmente potrete donarci mentre avremo il piacere di invitarvi quando saremo aperti direttamente all'interno del nostro spazio e affinché possiate lasciare poi eh, la merce direttamente a uno dei nostri volontari. L'associazione si sta già muovendo per ottenere la merce che sarà esposta nel negozio, ma c'è ancora molto da fare perché sono necessarie donazioni e volontari. Chiediamo e ringraziamo anticipatamente chiunque voglia donarci o finanziarci e crede nel nostro progetto. Per questo stiamo organizzando colloqui con le aziende del territorio per farci dare un supporto e chiunque ce lo vorrà dare lo ringraziamo anticipatamente. E dove possono rivolgersi per darvi un contributo o comunque vogliono diventare soci oppure vogliono dare una mano? Nei nostri social ci sono tutti i numeri, i numeri di telefono per chiamarci e il numero di conto corrente per farci delle donazioni. Tra i progetti non solo un negozio solidale ma un occhio di riguardo anche per i giovani attraverso un supporto psicologico. Quello sarà mirato ad una fascia specifica e quindi sarà mirato agli adolescenti, e però anche in quel caso al netto della fascia di età sarà comunque un servizio aperto a tutti. E il supporto psicologico è diciamo, ancora in fase di elaborazione, però sarà rivolto agli adolescenti perché crediamo che sia quella l'età in cui sia importante iniziare a fare un lavoro di questo tipo. Allora, sui social, su Instagram siamo quanti che APS, anche su Facebook e quindi ci potete, ci potete trovare lì, dove poi ci sono tutti i riferimenti telefonici e il contatto email. Quindi ci potete scrivere sia sulle nostre pagine che via mail che telefonarci.